La piastrinopenia immune è una condizione patologica nella quale la conta piastrinica si riduce drasticamente a livelli che possono determinare dei sanguinamenti. Quindi sotto il profilo clinico ci si accorge di essere affetti da ETP perché in maniera abbastanza improvvisa si possono verificare degli episodi emorragici, soprattutto dei sanguinamenti a carico della cute e delle mucose, quindi sangue dal naso, epistassi, sangue dalle gengive, gengivorragia, petecchie ed ecchimosi sul corpo. Il meccanismo patogenetico responsabile dell'ETP è un meccanismo immunologico. In realtà intervengono diversi fattori, sia biomorali che cellulari, a distruggere le piastrine, sia le piastrine circolanti, quindi questi elementi che derivano dai megacariociti midollari, sia a carico di progenitori nel midollo osseo. Di conseguenza i trattamenti che noi abbiamo a disposizione oggi sono prevalentemente volti ad agire su due componenti. La prima è l'abbassamento di questa il controllo di questa eccessiva risposta immune, quindi l'abbassamento, la riduzione della quota anticorpale. La seconda, che è un approccio diventato disponibile sicuramente più di recente, consiste invece nell'agire stimolando i precursori midollari a produrre in misura maggiore piastrine da immettere in circolo e interferendo anche con quelli che sono i meccanismi di distruzione, quindi a livello per esempio della milza e in generale di quello che si chiama sistema reticolo endoteliale, che riconosce le piastrine rivestite da questi autoanticorpi e le distrugge. Gli sforzi nazionali e internazionali sono oggi volti a cercare quindi di definire quali siano le strategie ottimali di trattamento e le loro tempistiche, quindi cosa utilizzare in prima linea nel paziente che arriva quindi con un sanguinamento e con una conta piastrinica estremamente bassa, per esempio 1000 piastrine su millimetro cubico, e cosa poi somministrare nelle fasi successive, quindi se la malattia diventa una malattia persistente o cronica. La Società Italiana di Ematologia sta rivedendo appunto le linee guida nazionali per aggiornare tutte le linee terapeutiche disponibili e le raccomandazioni relative alla loro somministrazione in termini di tempistiche e di attesi risultati. Sicuramente il principale unmet need della piastrinopenia immune consiste nella sua cronicità. In una percentuale non trascurabile di pazienti, infatti, dopo un primo episodio di piastrinopenia immune, dopo la risoluzione di questo primo evento, si hanno delle recidive, quindi la malattia ritorna, e proprio sulla prevenzione delle recidive, quindi sull'agire precocemente evitando che la malattia ritorni e sulla poi gestione di queste recidive, si stanno focalizzando gli sforzi scientifici e anche delle aziende appunto farmaceutiche nella ricerca farmaceutica, perché chiaramente avere una patologia cronica con il rischio di avere delle emorragie e anche la fatigue, quindi la stanchezza, che rappresenta un sintomo molto comunemente riferito dai pazienti con piastrinopenia immune, che significa vivere male la quotidianità, vivere con il pensiero di dover sottoporsi periodicamente e in maniera anche abbastanza ravvicinata degli emocromi volti a controllare la conta piastrinica, a dovere quindi modificare, modulare i trattamenti rispetto alla conta piastrinica e ad avere anche il peso quindi di quelli che sono eventuali gestioni nel lungo termine degli effetti legati al trattamento.